Allora, come tingere i capelli di un rosa naturale senza dover acquistare quei prodotti per una tintura, seppur temporanea o semipermanente, color pink o pinkissimo rosa? Allora, bisogna prendere del Carcadè, che fa dei bei riflessi rossi perché i capelli rossi, e nel caso rosati. Poi si prende la prugna, questo tipo di prugna, questo qua, il cui interno è molto rosso, ok? Magari mangiate un po' di polpa e il resto lo buttate qui dentro, ok? Quindi le belle bucce scure. Poi un po' d'acqua, cioè deve arrivare a coprire la composta, diciamo. Una volta che avrà raggiunto questa consistenza, quindi diciamo una marmellata un po' sciolta, allora è pronta, e ci sono due modi in cui potete applicarla. Intanto la dovete lasciare raffreddare, sennò vi bruciate i capelli, ok? Ma che bel rosso, ma bel rosa questo. Poi una volta raffreddata dovrebbe rimanere un pelino più densa, quindi potete in teoria metterla così come impacco e poi usare una carta, magari un domo pack fatto di mais plastica, di quelle sostenibili, no? Piuttosto che, insomma, vedete voi come mettervelo in testa. Se no, potete mischiarla ad una crema, magari un balsamo che avete già in casa, e mettere il balsamo poi in testa. Ovviamente va filtrato prima di metterlo in testa, per togliere tutte le impurità, che in questo caso sono le bucce e il fiore di ibisco. La cosa interessante di questa tipologia di colorazione è che intanto, avendo la lume di rocca, che è un fissativo naturale, aiuta a mantenere il riflesso rosaceo, o comunque dipende quanto lo tenete su, insomma, sul capello per un lavaggio, ecco. In genere, lavato una volta, rimane ancora il riflesso. Non vi garantisco ovviamente la colorazione permanente, perché si tratta di fissativi naturali, di colori naturali. E la seconda cosa interessante è il nutrimento, perché contiene intanto i zuccheri della frutta, che fanno gli zuccheri e acidi contenuti nella buccia della frutta, l'acidità del Carcadè, anche questo contiene tutte le sostanze nutritive del Carcadè, che fanno bene al capello, lo nutrano, lo riflessano e lo rendono particolarmente morbido. E adesso lo filtro, lo metto in testa e vi faccio vedere. Questo prodotto può essere anche utilizzato come tonalizzante. Se voi diluite un cucchiaio di questa melassa all'interno di un bicchiere di acqua e lo passate sui capelli gialli, decolorati, che hanno un po' quel giallino paglietta, toglie via il giallo. Altrimenti, così in purezza, lo potete utilizzare anche se avete capelli scuri, perché nei capelli scuri, castano scuro o neri, danno un bel riflesso, accentuano i riflessi, dandoli un po' più verso ovviamente il rosato o i rossi. Questo è avanzato e in teoria dovrebbe essere utilizzato tutto, perché è comunque roba naturale, però se riuscite a conservarlo un paio di giorni, ci sta ancora. Oltre che comunque avere la proprietà di maschera in pacco per capelli. Allora, vestito il contrario a parte, come potete vedere, dopo il primo lavaggio con lo shampoo, il colore è ancora rosa. Ha preso dei riflessi anche un po' violetti, lilla. Ovviamente, se voi lo mettete sui capelli sporchi, siete poi obbligati a lavarlo, quindi a lavare i capelli più che altro col sapone o con lo shampoo, e quindi questo sarà il risultato. Se invece lavate prima i capelli è meglio, perché così dovete solo sciacquarli. Li sciacquate finché l'acqua passando dai capelli non è trasparente, e poi dovete solo asciugarli e basta. Poi il primo lavaggio, quando si saranno sporcati,